davanti alla porta. Finalmente sola. La casa è calma e silenziosa, senza quella fastidiosa pestifera di mia madre. Ma no, mia sorella si sta molto meglio. Lei e la mamma sono uscite lasciandomi a casa da sola. Che pace. Mi godo l'assenza, i rumori. Ancora un paio di minuti prima di rimettermi a studiare. Ripeto le parole di testo del libro e faccio i miei ragionamenti sulla testa, nella testa. Sembra passare un'eternità. E invece, quando mi volto verso l'orologio, appesa alla parete, mi accorgo che sono passati solo 30 minuti. Mi concedo un istante per massaggiarmi le tempie, quando mi accorgo di una cosa, un piccolo particolare, un rumore piuttosto monotono. Ascolto meglio, un cigolio di molle, proviene dalla camera dei miei genitori, di fronte alla mia, separata da un piccolo disimpegno. Che siano già tornate? Impossibile. Le molle rimbalzano e percepisco piccole risatine. Qualcuno si diverte a saltare sul letto. Una bambina, direi. Com'è possibile? Sono convinta che sia solo la mia immagine. Tuttavia, mi alzo lentamente, senza produrre il minimo rumore, e mi avvicino alla porta chiusa di camera mia. Cammino piano, mi sento stupida e ho paura, sudo. Sento il rumore delle molle e le risate che diventano più intensi man mano che mi avvicino. Appoggio l'orecchio alla porta. Sì. Qualcuno si trova in camera dei miei genitori e si diverte a giocare sul letto. Guardo nel buco della serratura. Vedo la porta semiaperta della stanza e intravedo il letto. Il materasso si deforma alla pressione dei piedi di quel qualcuno, imbalzando lievemente. Spaventata, mi siedo di scatto per terra. Vedendo la schiena premuta alla porta, stringo i pugni. Accidenti, ho fatto rumore. Il rimbalzare delle molle cessa di colpo. Mi ha sentita? Piedi scalzi appoggiano le piedi sul pavimento con un piccolo balzo. La porta della stanza scricchiola. La tenta di fronte scricchiola. Spingo la schiena con forza, stringo i pugni più forte e chiudo gli occhi. Spingo la schiena con forza, stringo i pugni più forte e chiudo gli occhi. Ancora un istante di silenzio. Ecco, la maniglia della porta si abbassa